Queste due opere erano collocate in una chiesa di campagna nelle colline senigalliesi, la parrocchia di Scapezzano è un borgo di Senigallia, e questa piccola chiesa del 1500, quindi una chiesa abbastanza antica, e lì vedeva radunate moltissime persone in una grande, fra virgolette, festa in primavera, e le due opere erano in questa piccola chiesa, ma da 10 anni, subito due terremoti, questa chiesa è chiusa. E dove verranno collocate oggi? Sì, torneranno nella chiesa parrocchiale di Scapezzano, dedicata a San Giovanni Battista e a San Filippo Neri. Abbiamo altre opere non di altissimo livello, ma verranno collocate all'interno della chiesa parrocchiale. Un recupero che comunque alla comunità fa molto piacere, immagino. Sì, c'è stato molto interesse quando è uscita la notizia di questo ritrovamento e recupero, perché è un piccolo borgo, ma sente, ecco, la sua identità, ecco, un'antica identità. Purtroppo abbiamo diverse chiese, piccole chiese di campagna, ma non ne abbiamo la proprietà. La proprietà è del comune o di alcuni privati, e quindi non è neanche facile il restauro. Il ritrovamento rientra in una in servizi di pattugliamento che ogni tanto svolgiamo anche nelle aree periferiche, proprio per scandagliare appigli tattici e nascondigli che conosciamo come tipici per occultare merce rubata, e talvolta è stato anche oggetto di nascondigli importanti per latitanti. Quindi noi non saltuariamente pratichiamo anche questi tipi di servizi in zone più periferiche. Questo tipo di servizio ci ha dato, è chiaro che eravamo stati anche allertati da un andirivieni costante in quella zona, e quindi da segnalazioni dei cittadini senza i quali non si può mai prescindere, e questo tipo di azione ci ha portato a questo importante rinvenimento per il quale oggi rendiamo, credo, nuovamente felice un'altra comunità, questa di Senigallia.